Samsung Galaxy S21, S21 Plus e Ultra ormai non hanno più segreti. Ora vediamo tutto quello che c'è da sapere, ma io come sempre vi invito a lasciare un mi piace, ad iscrivervi e, se non l'aveste fatto, anche di attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessun nuovo video. Direi di partire dal fatto che anche quest'anno avremo tre modelli: un S21 piccolino, un S21 Plus con le stesse caratteristiche ma con un display un po' più grande, e infine vedremo un S21 Ultra con uno schermo ancora più grande ma con un modulo fotografico aggiornato e tanti altri dettagli. Durante gli scorsi mesi sono usciti dei render e delle documentazioni CAD riguardanti il design, ma pochi giorni fa è stato caricato su YouTube un video che mostra il prodotto reale. Per quanto riguarda il design del nuovo S21, sulla parte frontale avremo un display quasi totalmente flat, senza quelle eccessive curvature degli scorsi anni. Già con l'S10 e l'S20 erano diminuite abbastanza, ma con l'S21 avremo delle cornici incredibilmente fini e perfettamente simmetriche. Sicuramente quest'ultimo dettaglio sarà una cosa tanto apprezzata dai suoi utenti. Come vi accennavo, avremo tre modelli, con l'S21 base che sarà il più piccolino di questa serie con un display da 6,3 pollici, mentre avremo 6,7 pollici per l'S21 Plus. Attenzione, perché sebbene i display siano molto ampi con delle cornici così piccole, i dispositivi in realtà avranno delle dimensioni abbastanza compatte, non saranno dei padelloni enormi e saranno abbastanza maneggevoli in mano. La stessa cosa però non possiamo dirla per l'S21 Ultra, che per sua natura è studiato proprio per avere un grande display e offrire un'esperienza d'utilizzo molto più immersiva, e lui dovrebbe avere uno schermo da 6,9 pollici. La risoluzione sarà una QHD Plus, quindi 1440p. Rimane ancora qualche dubbio per l'S21, il più piccolino, si dice che possa essere anche lui un QHD, e qualche altro rumor ci dice invece che sarà un Full HD Plus. Il refresh rate del pannello sarà invece impostato a 120 Hz, con la possibilità ovviamente di ridurlo per risparmiare un po' di batteria, e quindi sarà capace di mostrare l'interfaccia e le animazioni in maniera un po' più fluida, da fornire una sensazione di reattività maggiore al telefono. Il modello Ultra però potrebbe avere un pannello leggermente più particolare rispetto agli altri due, e sarà capace di variare in maniera dinamica la frequenza di aggiornamento per consumare meno batteria. La fotocamera anteriore dovrebbe quindi essere sempre integrata all'interno di un piccolo forellino posto sul lato superiore, quindi anche per questa volta non avremo la fotocamera nascosta sotto al display. Probabilmente ci vorrà ancora un po' di tempo prima di vederla sui nostri smartphone, e le tecnologie non credo che siano ancora pronte. Per quanto riguarda la parte posteriore, c'è stato un grande stravolgimento delle linee rispetto all'S20, e devo essere sincero, le fotocamere posizionate così sul lato con questo piccolo gradino a contrasto mi piacciono davvero tanto, perché nei render precedenti non gli rendevano giustizia, ma da queste immagini reali sembra piuttosto bello e anche abbastanza elegante. Per quanto riguarda proprio le specifiche tecniche di queste fotocamere, dovremmo avere sui due modelli più piccoli, l'S21 e l'S21 Plus, una tripla fotocamera con sensore principale da 12 megapixel, una secondaria grandangolare sempre da 12 e infine una tele da 64. Si pensi inoltre che la grandangolare avrà un sensore aggiornato, l'IMX563, con un obiettivo anch'esso migliorato, con angolo di visione più ampio da 123 gradi contro i 120 dell'S20, ma la cosa più interessante è il fatto che potrebbe avere un autofocus, quindi capace di trasformare questa camera da grandangolare in una camera macro per degli scatti più ravvicinati. Non sappiamo se questa tecnologia sarà integrata soltanto sull'Ultra o anche sugli altri due più piccolini. L'Ultra però potrebbe avere un sensore principale da 108 megapixel, la grandangolare sempre da 12 come abbiamo visto, ma cambierà il sistema di zoom, perché ci saranno due diverse fotocamere, una da 10 megapixel con ingrandimento 3x più una periscopica con zoom 10x. Quest'ultimo dettaglio però non lo darei certo al 100%, aspettiamo di vedere se questo zoom della fotocamera periscopica sarà un ottico 10x oppure un qualcosa di ibrido basato su un ottico 5x più uno zoom digitale. Insomma, aspettiamo la presentazione ufficiale, però con queste premesse possiamo sicuramente pensare che avremo un'elevatissima qualità fotografica.
Per quanto riguarda invece la parte hardware, molto probabilmente avremo due configurazioni, quella con Snapdragon dedicata ai mercati come quello americano e quello coreano, mentre in Europa e in altre regioni avremo l'Exynos. Ma attenzione, perché quest'anno le cose saranno un po' diverse rispetto a quelle degli scorsi anni. Del nuovo Qualcomm Snapdragon 888 ne abbiamo parlato qualche giorno fa in un video dedicato e sembrerebbe confermata la presenza di questo chip per l'America. Proprio nel video leakato viene mostrato l'S21 mentre performa un test su Geekbench e qui si vede esattamente che viene utilizzato l'888. Per quanto riguarda l'Europa probabilmente ci sarà l'Exynos 2100 che secondo Ice Universe, un noto leaker, dovrebbe avere delle prestazioni paragonabili a quelle dello Snapdragon, ma ci saranno grandi miglioramenti, specialmente sul fronte dei consumi. In un iniziale test contro il precedente Exynos, il 990 presente sull'S20, quest'ultimo, con le stesse operazioni e gli stessi consumi, ha consumato il 55% di batteria, mentre l'S21 soltanto il 22%. Quindi c'è stato un grandissimo passo in avanti, anche qui si prospetta finalmente una concorrenza molto forte e agguerrita anche per i Samsung top di gamma venduti in Europa. Poi, se ci stacchiamo un attimo da questi numeri, queste percentuali di incremento delle prestazioni, è bene ricordare che la concorrenza porta soltanto benefici per noi utenti finali. Lo Snapdragon 888 sarà sicuramente una belva di SoC con una CPU molto potente, ma il prossimo Exynos 2100 sicuramente gli darà filo da torcere. Ora però vi voglio parlare velocemente dello sponsor di oggi, Recoverit. Si tratta di un software della famiglia di Wondershare che permette di recuperare i file che abbiamo cancellato erroneamente dal nostro computer. Recoverit è capace di recuperare qualsiasi tipo di file e documento, dalle foto ai video, per passare agli audio MP3 e documenti. Il funzionamento è molto semplice, si seleziona la cartella o il disco da cui si vuole recuperare il file, si scansiona e si recuperano i documenti. Sarà possibile anche visualizzare una veloce preview prima di recuperarli e salvarli definitivamente sul nostro PC. La cosa particolare è che può agire non solo sui computer su cui è installato, ma anche sui dischi rigidi, SSD esterne, USB e anche SD card. È compatibile sia con il sistema operativo Windows sia con macOS e soprattutto con tanti file system come NTFS, FAT e HFS. Per maggiori informazioni su Recoverit vi lascio il link in descrizione insieme a quello per il download del prodotto. Sempre Ice Universe ha riportato tante informazioni sui nuovi top di gamma Samsung e una cosa che farà sicuramente molto piacere agli utenti e il fatto che molto probabilmente vedremo un importante miglioramento nella tecnologia di sblocco. In molti sapranno già questi dettagli e queste informazioni che vi sto per fornire, ma vi riassumo tutto brevemente. Attualmente abbiamo diverse tecnologie per la sicurezza e lo sblocco dei nostri device. Nei primissimi smartphone non avevamo alcun riconoscimento biometrico e si basava tutto su un codice o un pattern. Successivamente sono arrivati i sensori per il riconoscimento dell'impronta, dei sensori capacitivi esterni su cui bastava appoggiare il dito per venire riconosciuti. Abbiamo poi visto dei sensori per il riconoscimento del volto 3D come quelli utilizzati da Apple sui suoi iPhone e recentemente anche sull'iPad, ma nel mondo Android si sono sviluppati tantissimo i sensori per il riconoscimento dell'impronta sotto al display. Quest'ultimi però si suddividono in due ulteriori categorie, perché abbiamo quelli ottici e quelli ultrasonici. Quelli ottici si basano su una sorta di microfotocamera posta sotto al display, il cui pannello proprio di questo schermo, aumentando di luminosità, va a illuminare anche il nostro dito, permettendo quindi alla fotocamera inferiore di riconoscere l'impronta. Anche Samsung ha usato questa tecnologia, l'abbiamo vista sui Galaxy A50 e A51 e tanti altri prodotti, ma sui suoi smartphone top di gamma ha sempre utilizzato una tecnologia ultrasonica, almeno negli ultimi anni, che non ha bisogno di illuminare il display in una zona ben specifica e soprattutto funziona meglio nel caso in cui le dita siano leggermente bagnate. I sensori ottici negli ultimi anni sono migliorati davvero tantissimo, mentre quelli ultrasonici dall'S10 all'S20 sono rimasti pressoché invariati. Con l'S21 dovrebbe migliorare tantissimo con un sensore circa due volte più grande ma con una velocità di sblocco doppia, dove non sarà più necessario neanche premere sul display affinché venga riconosciuto il nostro dito, ma basterà poggiarlo leggermente per far sì che si riconosca il tutto.
Infine un argomento un po' spinoso, perché per quanto riguarda la questione del caricatore è ancora un po' dubbia. Dopo che Apple ha presentato i suoi iPhone 12 senza l'alimentatore incluso in confezione, Samsung ha preso un po' in giro l'azienda di Cupertino per questo fatto, ribadendo come nei Galaxy l'alimentatore fosse incluso in confezione. Dopo un paio di settimane però sono aumentati i rumor che dicevano che anche la società coreana avrebbe rimosso l'alimentatore dai propri smartphone. In realtà però non è ancora del tutto chiaro, perché ad oggi ci sono alcune documentazioni che parlano appunto di un caricatore integrato, mentre altri dicono che invece potrebbe essere venduto a parte. Le ultime indiscrezioni ci dicono invece che Samsung potrebbe avere un approccio diverso in base al paese di vendita, quindi possiamo presupporre che il caricatore venga incluso in alcune regioni e in altre no, in base un po' alle leggi e anche alla sensibilità degli utenti di un determinato mercato. Per finire, un'ultima mia considerazione sul nome, perché è una cosa di cui non mi capacito. Fatemi sapere qua sotto in un commento cosa ne pensate, perché non riesco a spiegarmi come mai Samsung abbia deciso di tornare a una nomenclatura incrementale soltanto di una cifra. Siamo partiti dal Galaxy S per passare poi con l'S2, l'S3 fino all'S10, poi abbiamo avuto un salto all'S20 e ora S21, quindi un nome un po' strano, ma questi sono soltanto dei rumor, dei leak, non sappiamo il dato ufficiale, nonostante siano dei rumor abbastanza affidabili, però se dovesse essere un S21 sarà un po' strano, io mi aspettavo un S30. Per quanto riguarda poi la presentazione e il lancio, dovrebbe avvenire il 14 di gennaio, quindi anticipando un po' i tempi rispetto alla solita presentazione di febbraio. Comunque, per ora questo era tutto. Come vi dicevo, questi sono soltanto dei rumor, non sono delle informazioni ufficiali fornite dall'azienda, che però non credo tarderà tantissimo, perché secondo me appunto la presentazione dovrebbe avvenire durante il primo mese del 2021. Comunque, fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate, noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti, da Lorenzo.